Buongiorno a tutti, sono Maurizio Perazzolo, presidente del Centro Sportivo Le Cupole. Il Centro Sportivo Le Cupole si trova ad Acilia, nel 10° municipio. Siamo qua per parlarvi oggi e spiegarvi il Po della Salute Method, l'attività motoria come farmaco naturale. Ho qui alla mia destra il professor Pino Capua, un'eccellenza nel campo della chirurgia e ortopedia, e la professoressa Flaminia Pastori qui alla mia sinistra, coordinatrice nazionale del Polo della Salute Method e coordinatrice del nostro centro sportivo. Presenteremo i nostri percorsi, le nostre attività, ma soprattutto i nuovi format che partiranno dal mese di settembre. Da oggi lei inizia questa collaborazione con noi. Perché ritiene opportuno e ritiene interessante collaborare con il nostro centro sportivo? Allora, i perché sono tanti in realtà, quindi non è così semplice e così facile. Il pensiero di poter fare una cura, una terapia, un qualcosa che guarisca da determinate patologie attraverso l'attività fisica è un pensiero che ha in mente Maurizio Perazzolo, ma abbiamo in mente noi che ci occupiamo di traumatologia e di medicina dello sport, perché significa non prendere medicine, perché significa non essere magari sottoposti a ricoveri ospedalieri, perché significa risparmiare anche dal punto di vista della spesa sanitaria per tutte quelle cose che magari porterebbero un aggravio da questo punto di vista. Ora, avere a disposizione questa struttura bellissima che Maurizio Perazzolo ovviamente ha costruito negli anni significa avere a disposizione una ricchezza da mettere al cospetto delle persone non solo che praticano sport, ma che hanno rischi dal punto di vista articolare, ma anche dal punto di vista cardiovascolare. Cioè significa far capire attraverso il Polo della Salute che l'attività fisica, l'attività sportiva possono essere indicate, ma in questo caso consigliate anche non solo scientificamente, ma anche dal punto di vista delle leggi dello Stato, perché si arriverà anche a fare la certificazione da parte del medico curante che prescrive attività fisica come medicina, perché il diabete, l'ipertensione, l'artrosi, il colesterolo, tutte queste cose con una certa educazione che ci metterà nelle condizioni di capire quali sono i percorsi, tutte queste patologie possono essere curate da un percorso di attività fisica da fare ovviamente in maniera graduale, ma poi da mantenere in maniera continua. L'Organizzazione Sanitaria Mondiale riconosce l'attività motoria come farmaco naturale, ma soprattutto riconosce i benefici e i vantaggi, e nell'ultimo rapporto 2018-2019 dell'Istituto Superiore di Sanità non solo si certifica quello che è l'importanza dell'attività motoria, ma si indica che se in Italia tutti quanti si potesse fare tutti quanti una mezz'ora in più di attività motoria al giorno, ci sarebbe un risparmio in spesa di circa 2 miliardi e mezzo l'anno in termini di medicine e prestazioni sanitarie. Maurizio Perazzolo è stato un precursore per queste idee, anche se sono idee che dovrebbero essere comunque nella nostra cultura, nella nostra educazione, quindi da sempre dovremmo sapere che l'attività fisica, l'attività sportiva fanno bene alla salute. Però Maurizio Perazzolo ha fatto di più, ha creato una organizzazione nazionale con degli specialisti, con dei professionisti che lavorano in quest'ambito, proprio per fare sì che diventi una specie di lezione per chi ha modo di interfacciarsi con il Polo della Salute. Ecco, quello che diceva Maurizio Perazzolo in questo momento è importantissimo, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta prendendo coscienza. Da qui in avanti la tutela della salute sarà un percorso che deve passare dalle cupole, deve passare da centri come le cupole, deve passare da professionisti che hanno nella loro diciamo, professionalità l'obiettivo per migliorare la qualità della vita. Ma adesso noi abbiamo una grande novità, perché quello che noi facciamo qui da 4 anni, e questo nostro format l'abbiamo presentato in tutta Italia, nella riforma dello sport sono state riconosciute le palestre della salute. Sono strutture non sanitarie dove medici, specialisti, pediatri e laureati in scienze motorie possono collaborare, possono programmare, ma soprattutto possono
attraverso il laureato in scienze motorie, somministrare il movimento come farmaco naturale. Diciamo che è diventato finalmente un argomento di interesse appunto anche nazionale a livello legislativo, l'importanza dell'attività motoria, che non viene più considerata esclusivamente come uno svago e un tempo libero, ma come invece un servizio che può assolutamente incrementare i livelli di salute. Sulla base di questa mission, che è stata quella con la quale abbiamo costruito insieme appunto a tante persone, a tanti professionisti, il metodo del Polo della Salute diffuso poi in tutta Italia, abbiamo fortemente creduto che la sinergia tra il mondo sanitario e il mondo delle scienze motorie potesse in qualche modo creare effettivamente un valore aggiunto alla cosiddetta attività sportiva, che non è più solo esclusivamente da considerare appunto come sport o disciplina sportiva, ma come attività motoria da svolgere nel quotidiano per i target più disparati, dalle persone fragili, dagli anziani, le donne in gravidanza, i bambini, gli adulti, ma anche gli adulti con patologie. Tantissime persone soffrono di patologie cronico-degenerative come l'ipertensione, che nella maggior parte dei casi viene considerata nel quotidiano un niente, ma che in realtà è un inizio di un qualcosa che può essere poi il prerequisito di patologie molto più importanti e molto più gravi, che sfociano chiaramente in tutto quello che diventa cardiovascolare. Attraverso il metodo del Polo della Salute e attraverso la possibilità effettivamente di aggiungere valore alla nostra salute attraverso l'esercizio fisico, abbiamo strutturato quindi dei protocolli di lavoro proprio dedicati a questi target. Abbiamo quindi istituito dei percorsi con il professor Capua per quanto riguarda le malattie osteoarticolari e tutte le patologie, diciamo, muscoloscheletriche. Ci siamo specializzati con altri professionisti del settore cardiovascolare, appunto in patologie della prevenzione cardiovascolare, malattie cardiovascolari, in situazioni patologiche a livello neurodegenerativo, e quindi abbiamo cercato di abbracciare quanto più possibile tutto quello che riguarda la prima causa di morte nel pianeta, sperando di poter appunto anche a livello legislativo, ormai con il riconoscimento delle palestre della salute, erogare questo farmaco naturale a quante più persone possibili e non solo più esclusivamente a livello agonistico agli sportivi. Questo è il nostro percorso che portiamo avanti da 4 anni e oggi Flaminia vi ha illustrato tutti i nuovi percorsi che partiranno da settembre qui presso il nostro centro, che sono studiati e coordinati dal professor Pino Capua, da Flaminia e da tanti altri specialisti.